Ma adesso andiamo al cuore dell'argomentazione. Perché penso che questo ideale del reddito universale incondizionato abbia questa capacità e queste potenzialità per disegnare meglio le politiche sociali oggi? Prendiamo le politiche sociali oggi di sostegno al reddito. Sono tutte politiche selettive, anche al meglio, come sistemi europei, che hanno sistemi migliori dei nostri, sono tutte politiche selettive. Allora, le politiche selettive hanno un gigantesco problema. Devono definire chi sta dentro e chi sta fuori. Devono definire una soglia. Devono separare i poveri dai non poveri. Questa operazione, noi vorremmo farla più generosa, non importa, ma questa operazione è un'operazione inevitabilmente arbitraria, perché non esiste alcuna definizione scientifica univoca di povertà. Pensiamo a anche come la definiamo oggi la povertà. Utilizziamo una soglia relativa? Sì, certo, in Europa c'è una soglia relativa, 60% del reddito mediano equivalente, però potrebbe, questa soglia relativa ha tutta una serie di problemi. Non a caso, in un mondo poverissimo, ma dove non ci fosse disuguaglianza, diciamo un mondo poverissimo, non ci sarebbero sostanzialmente poveri, perché tutti avrebbero la stessa quantità di reddito medio. Ma a parte, pure molto dipendente dal ciclo economico, per cui se le cose vanno bene ci sono più poveri e se le cose vanno male ci sono meno poveri, per dirne una. Allora dobbiamo scegliere una soglia assoluta, ma come fare, ma come definire una soglia assoluta? E poi altro problema, grande problema quando si definiscono le soglie, dobbiamo rendere equivalenti i redditi di famiglie diverse. 1000 euro a me, che ho 4 figli a carico, sono diversi da 1000 euro a lei, che non ha invece figli a carico, dobbiamo rendere equivalenti. Non esiste nessun modo per rendere equivalente, diciamo, nessun modo non arbitrario per rendere equivalenti i redditi. Ad esempio, si può tenere un po' conto delle economie di scala, possiamo tenere conto se c'è una persona disabile o non disabile in famiglia, ma in che entità ne teniamo conto? Le scelte da fare non riusciranno mai a dar conto, a includere tutti quanti i poveri. Il mio collega Peragine di Bari è molto attento, ad esempio, ai limiti delle scale di equivalenza utilizzate in tutta Europa, quindi anche nei paesi migliori, perché non tengono conto del valore dei servizi che lo Stato sociale produce. Per quanto riguarda l'Italia, ad esempio, un conto è avere un certo reddito al centro di Milano, che magari per certi versi deve essere più alto perché l'abitazione è più costosa, e un altro conto avere lo stesso reddito in un'area urbana, in un'area remota interna del mezzogiorno d'Italia, dove è vero che magari le case costano di meno, ma al tempo stesso non ci sono sostanzialmente servizi pubblici. Se devo andare in ospedale devo sobbarcare in spese di trasporto, l'ospedale può essere peggiore, le liste d'attesa sono più lunghe, quindi devo fare visite private e così via. Qual è il punto? Il punto è che essendo così complicato, essendo impossibile arrivare a una definizione di povertà, diciamo, sulla quale che con certezza ci dia la capacità di dividere la popolazione in un gruppo di poveri e in un altro di non poveri, qualsiasi soglia di povertà fa delle discriminazioni. E quindi pretese, come ad esempio quelle che sono state espresse anche dal Ministro del Lavoro in questi giorni, quando diceva il REI, anche se ci fosse finanziamento e il REI riuscisse veramente a aiutare tutti i poveri assoluti, noi non avremmo sconfitto la povertà, perché quella definizione di soglia di povertà è inevitabilmente una definizione precaria, che non potendo cogliere l'eterogeneità dei bisogni, il rischio è che una persona che ha un bisogno perché non ha un ospedale vicino, perché ha una persona un pochettino più disabile in casa, non è considerata povera, ma di fatto, e non riceve il trasferimento, ma di fatto è più povera invece di coloro che invece ricevono il trasferimento. Non basta questo, c'è poi il problema della prova dei mezzi. Per vedere se io posso accedere a un servizio, non solo devo definire un trasferimento, non solo devo definire la soglia, ma devo dimostrare di essere povero, quindi si va a vedere quali sono i miei redditi. Ma qual è il valore della carta?
mi rende povero. Piccoli cambiamenti, un mio collega, ma in Michele Reitano, ha fatto un bel lavoro su questo in Puglia. Piccoli cambiamenti, mettiamo un mezzo metro quadrato in più di casa, perché ovviamente i poveri nell'ISEE si tiene conto del patrimonio, quindi qual è il patrimonio che non ti fa sentire la casa di proprietà che tu puoi avere anche se sei povero. Allora, se tu modifichi leggermente i parametri del valore di questa casa di proprietà, hai popolazioni che rientrano fra i beneficiari oppure popolazioni che non rientrano nei beneficiari. Quindi è molto complicato sia la definizione di povertà e sia la definizione della prova dei mezzi per vedere se si può accedere a questo trasferimento. E quindi, insomma, i rischi, diciamo, di fare una selezione sbagliata sono inevitabili. Altro problema con le politiche selettive qual è? È che le politiche selettive, questo, essendo politiche contro la povertà, tendono a essere politiche che hanno come unità di riferimento la famiglia. Qual è la ragione? La ragione è molto semplice, che se io voglio fare una politica contro la povertà, non parlare sempre della donna carica, un uomo potrebbe sembrare povero, ma perché non ha risorse proprie, ma vive in una unità familiare in cui ha con una donna o con un altro uomo, il quale ha invece dei redditi molto più elevati. E quindi per evitare questa questione, che quel soggetto convivendo con un altro o con un'altra di fatto non è povero, allora tutte le politiche selettive sono politiche rivolte alla famiglia. Ma rivolgersi alla famiglia, come si dice, rischia di generare iniquità infrafamiliare, perché poi il reddito viene tipicamente dato a una persona, ci sono i figli, c'è la persona più debole e così via, e quindi questo è un altro problema. Poi un altro problema tipico con le politiche selettive è quello per diminuire gli disincentivi al lavoro, attivazione, attivazione, attivazione. E qui tutta Europa, e questo secondo me, su questo forse sono un po' più critica sulla lettura dei sistemi di protezione europei, perché a me sembra che quello a cui noi stiamo assistendo in Europa oggi è ovunque accentuazione di questi elementi di attivazione per avere i soldi che li devi guadagnare. Quindi anche in altri paesi molto più dura la prova dei mezzi, il processo di attivazione, devi comunque, senza ricitare tante volte Daniel Blake, che riassume il film di Ken Loach, riassume benissimo questa situazione, però appunto devi comunque assoggettarti a interviste su interviste, curriculum, prove, se una volta e oltretutto anche grande condizionalità, perché ormai diventa sempre più diffusa la situazione in base alla quale se uno non si presenta due o tre volte a un colloquio di lavoro, magari perché ha bambini ammalati a casa, magari perché molto spesso si trova in altre condizioni di marginalità, poi dopo il sostegno viene ridotto. Peraltro è anche interessante, il cosiddetto anche paradosso del duro lavoro che questo tipo di politiche di attivazione creano. Il paradosso del duro lavoro è un termine dell'economista, anche premio Nobel, Phelps. E cosa si dice? Se io obbligo tutti a lavorare in cambio di un trasferimento, tipicamente qual è l'effetto? L'effetto è che io immetto nel mercato del lavoro persone che competono con i già occupati. Siccome le persone che sono senza, poveri, non hanno in genere grandi qualificazioni, non competono nei mercati più, dove i salari sono più alti, ma competono nei mercati più del lavoro a bassa specializzazione, il rischio, che si è verificato per esempio negli Stati Uniti, qual è? Il rischio è che l'ingresso di più persone non specializzate nel mercato del lavoro ha comportato una diminuzione dei salari anche per i lavoratori non proprio poveri, ma lì vicino, che comunque erano già impiegati prima. Quindi paradosso, quelli che duramente lavoravano sono stati anche svantaggiati dalle politiche di attivazione. Ultimo punto, e poi vado a vedere, e poi concludo anche su questo, perché invece il reddito di cittadinanza sarebbe, ci dà delle buone indicazioni, l'ultimo punto è quello relativo al fatto, l'ha già citato questo Luca Santini prima, al fatto che le politiche selettive fanno inevitabilmente distinzione noi verso loro, loro tipicamente undeserving, noi invece deserving. E questo non solo crea stigma, e ricordo come
anche nei paesi europei dove ci sono sistemi migliori dei nostri, abbiamo tassi di falsi positivi, cioè di persone che avrebbero diritto e che non accedono ai trasferimenti, che si aggirano al 50%. Problema serissimo, evidentemente, lo stigma, la disinformazione a cui lui faceva prima riferimento. Ma non è solo questo il problema del noi contro loro, che sarebbe già abbastanza, e che secondo me ci porta questa visione a dimenticare un punto fondamentale, che la povertà non è un problema loro. C'è una frase che io cito, che mi piace spesso e che mi piace molto, di Toney, e Toney diceva: quello che i ricchi chiamano il problema della povertà, i poveri chiamano il problema della ricchezza. Ed è abbastanza, come dire, qual è il punto forte di questo? È che la povertà è creata dalla ricchezza, è l'altra faccia anche della grande ricchezza. Non possiamo pensare loro sono il problema, gli diamo i soldi e poi dopo le cose vanno meglio, perché con la mano destra creiamo un problema, con la mano sinistra pensiamo di risolverlo, ma questo sembra, come dire, non particolarmente coerente, non particolarmente efficace. Allora, perché il reddito, l'ideale, l'arcobaleno? Perché l'arcobaleno e l'ideale del reddito di cittadinanza universale incondizionato ci può salire? Ci può salire perché secondo me ci aiuta a immettere, a contaminare anche i sistemi di redditi minimi in un modo più attento alla dignità e all'uguaglianza della persona e all'uguaglianza morale che ci dovrebbe contraddistinguere. In che modo potremmo muoverci? A me attrae molto, ho trovato molto interessante una proposta fatta da un deputato francese sul mandato di Hollande, che si chiama Sirug, di riforma del sistema di reddito di solidarietà attiva in Francia. E secondo me in questa proposta, anche se lui non lo riconosce, mi sembra che ci siano appunto elementi interessanti del reddito di cittadinanza. Qual è una prima via? Una prima via è di immettere dosi di individualità dentro il trasferimento del reddito minimo. Abbiamo detto tipicamente i sistemi di reddito minimo sono indirizzati alla famiglia, ok, ma anche se sono indirizzati alla famiglia possiamo in qualche modo diminuire il peso della famiglia e aumentare un po' quello degli individui. Come noi sappiamo, il reddito universale incondizionato è a base individuale. Qual è un modo? Un modo è ad esempio quello che dico, che in realtà l'unico paese europeo che fa è della Svezia, è quello di non considerare come parte del nucleo familiare i figli diciottenni, anche se i figli diciottenni risiedono in quel nucleo familiare. Cioè tu sei dipendente dai tuoi genitori fino a 18 anni, ma dopo i 18 anni fai il nucleo spazio. E questo è un punto. Un'altra via è quella proposta da questo deputato francese di non introdurre scale di equivalenza. In che senso? Nel senso che anche se si vive in coppia, non è per il fatto che io vivo in coppia che devo avere un po' meno, perché ci sono economie di scala, perché le coppie sono formate da due persone che comunque hanno esigenze individuali, e quindi Sirug toglie completamente il riferimento alle scale di equivalenza. Quindi vedete, questa è una piccola emissione di idea della base individuale del reddito di cittadinanza all'interno di un reddito minimo. Altro punto, Sirug propone un reddito minimo composto di due parti. Una parte è automatica, non devo sottostare alla condizionalità dell'attivazione. Si guarda il reddito, se il reddito è basso, al di sotto di una certa soglia, se il reddito è basso io mi prendo il reddito. Perché se io sono in condizioni di bisogno, non è che io devo dare qualcosa in cambio, è la mia condizione stessa che mi richiede di avere una protezione. Di nuovo questa parte è incondizionata come il reddito di cittadinanza. Dopodiché un'altra parte invece, un supplemento a questa parte, condizionato all'attivazione. Che tipo di attivazione? Ma c'è un libro molto bello di un filosofo di Oxford di un po' di anni fa che si chiama White Civic Minimum, un'attivazione improntata al principio della reciprocità equa, cioè tutti questi
i rischi ci sono sempre in una situazione in cui uno dà e l'altro riceve, però la linea di fondo è che comunque i lavori che vengono offerti devono essere lavori di un certo tipo, i beneficiari possono avere la possibilità di ricorrere al giudizio se pensano di essere stati obbligati ad avere dei comportamenti come dire, imposti da altri e così via. E quindi è un sistema di attivazione basato sulla uguaglianza morale di ciascuno. Ultima caratteristica, secondo me, è che, invece questo ritorno a me e lascio perdere la proposta di Sirico, è che questi sistemi di reddito minimo devono comunque essere generosi, basati sull'uguaglianza di considerazione e rispetto, ma residuali. Perché? Perché quei problemi che abbiamo visto prima, relativi alla definizione della povertà e relativi alla soglia della povertà e dunque alla arbitrarietà nella scelta dei beneficiari, sono inevitabili e non sono risolvibili, ci sono sempre. Allora devono avere un ruolo veramente di ultima istanza, piccolo, molto limitato, e una possibilità è quella di coniugare questo tipo di protezione con un reddito universale, categoriale, quindi non così universale come l'ideale dell'arcobaleno, quale potrebbe essere un reddito universale a sostegno del costo dei figli, come aveva peraltro proposto anche Atkinson a livello europeo. Così facendo, comunque, già si sollevano dalla povertà famiglia, perché la povertà è largamente causata anche dal costo dei figli, e lo si fa in via universale, senza stigma, si includono tutti su questo. E quindi questi sistemi di reddito minimo che sono così complicati da realizzare hanno un ruolo più limitato. Ultimo punto e poi finisco, tutte queste politiche però secondo me devono essere inserite in un contesto dove anche i mercati fanno la loro parte. Altrimenti la via è sempre quella, come si dice, della fatica di Sisifo, per cui si cerca con un intervento redistributivo di tappare i buchi, ma se di notte, come la fila di Penelo, che i mercati continuano a creare più povertà e più disuguaglianza, i problemi rischiano di essere non risolvibili. E quindi accanto a politiche di redditi minimi, anche serie politiche di salari minimi, adesso non entro in dettaglio di come definirlo, ma c'è anche un problema di regolazione del mercato del lavoro. Terminiamo con questo, quindi il mio punto del mio intervento era essenzialmente questo. Il reddito di cittadinanza universale incondizionato ha dei problemi, è comunque un arcobaleno. Però ciò non di meno ha tanti punti attraenti, forti, che ci possono aiutare anche a disegnare politiche perseguibili di reddito.